Che vita, amici dell'horror. Ogni giorno preciso alle 17 così. Shakera. Adesso apre un po'. Adesso stappa, beve. Ingurgita tutto e non le lascia una goccia. È buono. Ed è Oh. sempre buono. Ogni pomeriggio alle 17. Shakera, stappa, beve ed è buono. È buono, eh? E non le lascia una goccia. Che vita. Ti sei ringaluzzito? Ora sono carico e sono pronto per il relazionale. Redazionale del mese di settembre 2021, amici di Genere Cinema, amici dell'horror, sempre in prima fila, benvenuti anche questo mese dopo una lunga pausa estiva. Troppo lunga, infatti riprendiamo subito alla grande, recuperiamo alcuni titoli e ci proiettiamo verso Verso un il futuro, 22, esatto. diciamo da Green Pass. Naturalmente qui in redazione tutti i Green Passati. Doppia dose, anche Luca Rocco è già in In rampa fila per per la la terza, terza, grazie. ma chi ha già fatto la terza dose, forse uno tra pochissimi in Italia perché raccomandato dal ministro Speranza, è il nostro corriere. Che cosa ci ha portato? Questo mese, settembre 2021, vi parliamo di Due, un video e un libro. Da cosa vuoi partire? Partiamo dal libro che è un pochino ostico. Ho sentito, cari amici dell'horror, perché la redazione ha spifferi, qua se annusa l'aria si capisce, che questo è stato un testo un po' Sì, dibattuto. è dibattuto e me lo sono dibattuto da solo, di là. Bravo. È un libro di Osvaldo Carigi e Amici dell'Horror. Adesso Gaudio mi farà una bella sigla da X-Files. Si chiama L'intrigo Roswell. Vai con la sigla. Tu hai scelto di credere, Luca Rocco. Allora, chiaramente, che succede? Voi sapete, amici dell'horror, sicuramente lo sa Paolo Gaudio, che questo mese si presenta un po' più biondo del solito in Il mare, il redazione. mare. E sai È che. il sole della Calabria, voglio dire. Viva la Calabria, Salviamo la viva Calabria! la Calabria! Non è il sole della Calabria perché pure io in estate sono Vabbè, ma stato che lì, ma c'è? non ho i capelli pulenti. Non è. C'è qualcosa di chimico. No, no, non C'è c'è qualcosa di chimico, amico problema. dell'horror. È incredibile. Scrivete giù se pensate che ci Ogni sia anno qualcosa. le stesse illazioni. Allora, Bene. sai che uno dei miei animali totemici, caro amico dell'horror, caro Gaudio, è Fox Mulder, animale totemico del Fox, assolutamente sì. Sai che amo studiare questi temi legati all'ufologia, addirittura con il caro Ivan Talarico, anni fa, abbiamo scritto e messo in scena uno spettacolo che un po' si riallaccia e la racconta ovviamente al nostro modo, Che faceva alla ridere, nuova faceva ridere. ufologia, quella un po' legata agli alieni, immateriali che vibrano in un'altra dimensione, quindi non trovano solidità nel nostro mondo. Si chiama UFO lo spettacolo, G-UFO, molti G-UFO. lo leggevano come GUFO, in realtà si chiama GUFO. Che è disponibile su YouTube. Trovate qualcosa, qualche estratto, e trovate anche dei bellissimi trailerini che abbiamo fatto con due studiosi di ufologia italiani, Corrado Malanga e Varo Venturi. E di Varo Venturi, che è presente anche in questo Intrigo Roswell, trovate anche una lunghissima intervista sul canale di In Genere Cinema, invece, che abbiamo fatto proprio al momento dell'uscita in DVD del suo Sei giorni sulla Terra. Anche lì si parlava di alieni. Amico dell'horror, I want to believe. È una scelta, puoi credere, puoi non credere nell'esistenza di vita extraterrestre, ma sicuramente avrai sentito parlare del caso Roswell. È il Per più forza, grande per caso forza. di UFO crash della storia dell'ufologia. Ed è anche il momento storico più vicino alla contemporaneità in cui è esplosa la bomba del complottismo. Esatto, c'era anche un fake, un autopsy fake Bravissimo, bravissimo. famosissimo. Cioè, però. Osvaldo Carigi ha passato la vita a studiare UFO e ha scritto vari libri, tra cui un altro dedicato a Roswell.
per scrivere questi libri è andato a intervistare persone che avevano avuto a che fare con i militari che hanno gestito tutto l'intrigo lì a Roswell, o con persone che hanno studiato come lui il caso di Roswell. Li raccoglie tutti quanti all'interno di questo l'intrigo Roswell, accompagnandoli con fotografie, con disegni degli alieni, fotografie. Oh, che cosa succede, amici dell'horror? E amici della fantascienza. La fantascienza è della real scienza, come direbbe Mauro Venturi, che ci segue e che salutiamo. Ha coniato questo termine. Perché real scienza sarebbe, cioè, che non c'è nulla di fantastico, sono tutte cose vere, che noi pensiamo siano fantastiche, in realtà sono scienze. Real scienza. Così potremmo, pensa Mauro Venturi. Cioè, nel senso, potremmo semplicemente togliere il suffisso fanta. Esatto. Però lui lo fa per rimarcare il fatto che noi lo crediamo fanta. Allora, l'intrigo Roswell quindi è un grande, immaginano come un grande faldone in cui all'interno sono state raccolte tutte queste interviste, tutte le citazioni raccolte da internet, tutte le interviste magari curate da altri studiosi americani e tradotte da Osvaldo Cariggi, eccetera, eccetera. E vanno dalla notte in cui l'UFO è cascato, sarebbe cascato, al ritrovamento dei famosi corpi, fino a questa autopsia che poi ha cominciato a circolare anche in TV anni fa. Famosissimo. Ci vedevo pure un bellissimo film. Bravissimo. E che sempre si muove come lo stesso Fogresh tra il fake e il non fake. Parla addirittura di due autopsie diverse, che la prima ancora rimasta inedita. Quello che però manca, posso arrivare al dunque, al libro, è proprio un ordine, secondo me. Nel senso che esiste un ordine temporale che Osvaldo Cariggi ha voluto dare a queste interviste, però c'è un po' di caos. Essendo un insieme di materiale che lui ha raccolto nel tempo tra cose inedite e cose già edite, ritradotte o ripubblicate, sembra come se Osvaldo ci volesse trasmettere il suo sapere, tra virgolette, senza però dargli una forma. Quindi mette all'interno del libro pubblicato da Londa, tra l'altro anche la casa editrice Londa, un titolo molto che ha a che fare con l'ufologia. No, è vero. Vabbè, c'è anche i nostri amici lo sanno, tu Gaudio è un po' ufologico. Io sono zero ufologico, ragazzi. Molte persone che hanno avuto a che fare con rapimenti alieni, abduction e robe varie, hanno questo sogno ricorrente, questo incubo ricorrente di essere travolti da un uomo. Interessante, non lo sapevo. Vedete, Luca Rocco, cioè, come dire, è un vero ricercatore della meraviglia. L'impressione che dà questo intrigo Roswell è che tutto quello che lo studioso Osvaldo Cariggi, che è il vero studioso di questo libro, è riuscito a raccogliere attorno all'intrigo Roswell, ha trasmesso al lettore senza cercare di editarlo. Interessante l'argomento, sicuramente. Molti dei pezzi, per me, che non sono uno studioso così ferrato su Roswell, per me sono stati nuovi, con novità, interessanti, però troppo materiale, troppo disorganizzato e un po' ripetitivo. L'intrigo Roswell, edizione Londa, per i più appassionati di ufologia tra gli amici di In Genere Cinema. All'interno c'è anche un'intervista al nostro amico Mauro Venturi, ve lo anticipavo prima e lo risalutiamo, in cui, oltre a parlare del caso di Roswell, ovviamente, alza un po' il polverone anche su altri intrighi. So che tu ami l'intrigo, e quindi Mauro Venturi, anche intervistato da Osvaldo Cariggi.
Adesso passiamo invece al nostro amato un video. Amici dell'horror, è dedicato soprattutto a voi questa puntata dell'home video del nostro Corriere. Eccoli qua, sono i nostri due titoli estivi di Midnight Factory e Koch Media, che distribuisce anche Midnight, e sono Aqua Slash di Renaud Gauthier e Vlad l'Impalatore di Osman Kaya. Grande Osman, che è il nostro coetaneo. Ciao Osman, grazie, scrivi. Osman è un caro amico di Paolo Gaudio, tra l'altro hanno fatto una volta una crociera insieme. Ci siamo incontrati in Romania e in Bulgaria. Allora, che succede Gaudio? Qui parliamo di slasher, ovviamente, con Aqua Slash. Partiamo da Aqua Slash, titolo che già... come dire, è tutto il un gioco programma. Di parole funziona, il gioco di parole funziona, ma è la cosa originale. Sì, ma è la cosa che funziona di più di questo film, amici dell'oro. Che cos'è? È il titolo. È il la titolo. Cosa che funziona di più, purtroppo. Questa è una puntata particolarmente sofferta. Se allora saremo severi. Saremo se severi. Un po' tentennare su queste revisioni, tornare un po' sugli argomenti. E cioè, perché è difficile arrivare al punto. Cioè, se l'energia è un po' bassa, è perché purtroppo il materiale. Oh. Allora, l'edizione, partiamo dall'edizione. È sempre quella impeccabile della Midnight. Ormai siamo abituati a come ci tratta la Midnight, ci tratta come edizione sempre davvero bene. Questa è un'edizione DVD, ma è sempre una limited edition DVD. Quindi, custodia cartonata con dentro invece quella canonica, no? da DVD, e poi il booklet curato da Nocturno con foto e testi riguardanti il film in questione. Quello che non funziona invece, che funziona meno del titolo e meno dell'edizione, è il film purtroppo in sé per sé. Ovviamente si tratta di un slasher, e questo può, ci fa anche piacere, no? Certo. E si tratta di uno slasher legato a temi estivi da teen movie, quindi fine della scuola, grande festa in questo parco acquatico, con qualcuno che però ha del rancore covato e che vuole trasformare questa grande festa a base di, ovviamente, scivoli, acqua, ma anche di droga e di sesso, di alcol. E di alcol in una mattanza. Oh. In una mattanza. Ovviamente capirete dal titolo e dalla cover che è una cosa che riesce, quindi che l'acqua del nostro acqua fan si trasformerà in sangue, o almeno in acqua sanguinolenta. Si trasformerà così. Perché lì la vedevi troppo biblica, diciamo così. Perché comunque non è veramente sangue, è sempre sangue annacquato. Certo, molto annacquato. Non è proprio plasma. Bravissimo. Sì, e sì. Allora, però, che succede? Allora, ragazzi, lo slasher c'è. Se andate a cercare film con donnine, con semi, un po' in déshabillé, senza un horror che non ha capo né coda, che non volete seguire una storia, non volete impegnarvi. Così guardate le storie su Instagram mentre vedete. Guardando Aqua Slash. Ma se cercate un horror che abbia un significato, purtroppo Aqua Slash non è il film che fa per voi. Preparatevi per un bagno di sangue, sì, assolutamente, ma tardi, troppo in là all'interno della drammaturgia del film. E poi un'ultima parte in cui tutti il maniaco fa. Tutti i vari indizi portano a galla questo rancore e il maniaco riesce a fare quello che voleva fare. Perché non c'è sovrannaturale. Non c'è sovrannaturale, ci sono soltanto amputazioni e tanto sangue annacquato però nell'acqua dell'acqua. Quindi sangue e cloro. Esatto, non è un gran film. Diciamo che tra quelli che finora ci ha regalato la Midnight è il minore. Forse non proprio il minore, ma sicuramente uno del gruppo di quelli meno convincenti, e lo consiglio soltanto come passatempo estivo, quindi guardatelo la prossima estate. Va bene, oppure se volete, insomma, avere ancora un colpo di coda estivo, allora Aqua Slash è il vostro film. Bravo Gaudio. Bravo Gaudio. E adesso andiamo a qualcosa di più dolente. Di ancora più dolente. Vlad l'Impalatore. Osman è un amico, Osman è una persona molto per bene.
Quando tu hai conosciuto Osman, ti è sembrato una persona molto per bene, ti ha parlato della sua ossessione per Vlad l'Impalatore, questa è l'edizione Coach Media in Blu-ray. Allora, lui credeva nei vampiri. Credeva nei vampiri, ma qui non ne parla. In questo film non ne parla assolutamente. E qui dietro, nella quarta, ci troviamo una frase che dice: il trono di spade incontra Vikings. E non bello questo, non bello. Perché innanzitutto stiamo vedendo un film, quello sono due serie televisive, quindi non bello, non bello. Allora, però Osman Kaya ci racconta questa infanzia del Vlad l'Impalatore, che è vissuto accanto a un fratello adottivo. Che meraviglia. Oh, Vlad l'Impalatore. Sembra Piccole Donne, sembra. Vlad l'Impalatore in questo film però non è il protagonista. Il protagonista è il fratello. È l'antagonista. L'antagonista che... Qui c'è un errore pure nella titolazione. Voluto forse, un errore voluto che dicevo, attira chi vuole conoscere la storia di Vlad l'Impalatore, ma esatto, ti becchi il fratello che fa parte ovviamente della fazione politica avversaria quando Vlad diventa poi il potente che comincia a impalare un po' tutti quelli che si mettono contro di lui. L'armata del fratello, che sono un gruppo di personaggi tutti molto particolari, molto esteticamente, che vogliono veramente andare a riprendere l'estetica dei vari guerrieri proposti in Vikings o nel Trono di Spade. C'è qualcosa che però ovviamente non funziona nella drammaturgia, molto 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 ripetitiva, combattimenti che non sono probabilmente, anzi sicuramente, per a causa del budget del nostro Osman. Ma Osman era uno costretto a fare come noi, era uno di noi, costretto a fare il conto con il sol. Essendo un film da battaglia, però la battaglia viene realizzata in maniera un po' povera, capito? Se una battaglia è organizzata in maniera povera, crolla tutto. E soprattutto, se vogliamo realizzare un buono, che però sai, quegli antieroi che sono un po' anche un po' cattivi, che però si presenta per fare un po' il dark, tu sai che ormai per fare il dark basta poco, però con delle grandissime ali d'angelo nere, ma era vestito così? Era vestito così, sta anche in copertina. E si porta appresso le ali? Si porta appresso queste ali, tranne quando combatte che le leva. Beh, e poi ci sarà un momento del film in cui le donerà a un altro personaggio, ma andrete a vederlo. Insomma, un po' annoia, mentre Aqua Slash magari riusciva a intrattenere, questa annoia sicuramente, e soprattutto c'è quel piccolo imbroglio fatto a chi voleva magari avvicinarsi un po' di più alla figura storica di Vlad l'Impalatore. Qui c'è veramente poco di storico, veramente poco di Vlad. Questo è un imbroglio bello e buono. Vlad l'Impalatore, pessimo, quindi non lo so. Andiamo a scoprirlo con gli Skeletor. Vai di Skeletor, vai. Oh, allora, dai, cominciamo da Vlad del nostro Osman Kaya. Grande Osman. Vlad l'Impalatore, Coach Media, Blu-ray, uno Skeletor e mezzo. Aspita, non immaginavo un po' più severo. Tuo amico, quindi oggi qua quasi fa figli e figliastri, vabbè, uno e mezzo, quello qua, fantastico. Andiamo con Aqua Slash di Gautier, edizione Midnight Factory, DVD. Questo non è amico di nessuno, quindi gli diamo giù, vai. Io gli darei, visto che lui abbia dato uno e mezzo, siamo sinceri, gli diamo due Skeletor. Allora, bene, dai. Allora, vedete, Luca Rocco, poi è uno, insomma... Che i calcoli se li fa. Esatto, li fa. Bravo, non come tanti altri che sappiamo. No. Vabbè, eccoli qua, metto questo dei cartoni animati, è l'ultimo. Oh. E okay, andiamo, chiudiamo la nostra rubrica sul Corriere con l'intrigo Roswell, Osvaldo Carigi, edizione Londa, per l'impegno e il cuore che sicuramente lui ci sta mettendo, per il cuore gli diamo uno Skeletor e mezzo. Perché vedete, Luca Ruocco è un romantico, allora io metto un Battle Armor, eccolo originale. Qua, originale, non perché lassù ci sta, sì, il... Sì. Eccoli qua. Eccoci qui, caro Claudio. Abbiamo
messo da parte il Corriere, torniamo in sala. Torniamo in sala. Oh, allora, innanzitutto lasciatemi dire che è sempre bellissimo tornare in sala e ho assistito ad alcune proiezioni, alcune stampa, ma anche alcune, insomma, invece da pubblico, da pubblico di Comune Mortali, con la sala piena. Piena, persone, ragazzi, persone con green pass, tutti green passati, tutti con un seggiolino di distanza e tutti con la maschera. Perfetto, quindi continuiamo così e le sale continuiamo a tenerle aperte. Oh, e soprattutto andiamo al cinema, perché se continuiamo così, a poco, piano piano, tutti questi vincoli, questi lacci e questi lacciuoli verranno meno, quindi speriamo bene, continuiamo. Oh, allora dicevamo che c'è stato un lungo break. Sì. Ma l'attività di sala ha continuato fortunatamente anche al mese d'agosto, quindi recuperiamo, facciamo un rewind e recuperiamo almeno una pellicola, anzi due, perché pure l'altra di cui parliamo mi sa che è uscita, se non a fine agosto, proprio i primissimi giorni di settembre. Quindi recuperiamo due pellicole di fantascienza, no, ragazzi, oggi siamo in linea. Molto bene. Oggi siamo tutti fantascientifici, quindi tutti gli amici del sci-fi si troveranno bene sul genere cinema. Oh, e su questo redazionale così voluto e sostenuto dal direttore Luca Ruocco. Allora, con che iniziamo? Con il nostrano o con lo straniero? Straniero, comincia lo straniero. Iniziamo con lo straniero, film attesissimo, Frammenti del passato, un film con Hugh Jackman, uno degli attori che Luca Ruocco ama di più. Regia di Lisa Joy. Allora, bisogna fare un attimino un'introduzione a Lisa Joy, perché non tutti gli amici dell'horror e gli amici in genere cinema conoscono questa regista, ma soprattutto no, magari non conoscono la sua vita privata, che gioca, che dovrebbe conoscere. Gioca un ruolo abbastanza. E allora decisivo. Raccontaci la vita privata di Lisa Joy. Allora, Lisa Joy è nota per essere una delle creatrici di Westworld, la serie televisiva di cui io ho visto soltanto una stagione. Luca Ruocco invece credo che non abbia visto una stagione. Abbiamo soltanto visto una stagione, poi dopo ci siamo annoiati a morte. Ma non sarà colpa di Lisa Joy, non credo. No, non è colpa di Lisa Joy, almeno immagino di non. Dargli tutte queste informazioni un po' eccessivo, ma soprattutto è nota perché è la moglie di Jonathan Nolan, fratello di Christopher Nolan, quindi è la cognata di Chris Nolan. E questo è importante? Questo è importante perché il nostro film che prendiamo in oggetto oggi, cioè Frammenti del passato, ha tantissimo di nolaniano. Ah, perché appunto Lisa frequenta in maniera continuativa la famiglia Nolan. E B, perché Jonathan è anche produttore esecutivo, quindi interviene in maniera, come dire, evidente. La pellicola è uno stranissimo modo di intendere il post-apocalittico, quindi ci troviamo a Miami, c'è insomma le acque si sono sollevate, Miami è stata inondata e quindi, diciamo così, l'essere umano è abitante, diciamo così, di quella parte della Florida, gli esseri umani si stanno adattando a convivere in un ambiente estremamente umido. Tuttavia, diciamo così, una volta che le acque si sono calmate, la stratificazione della città va verso l'alto. Ritorna verso l'alto. Oh, quindi ci sono delle zone della città molto alte in cui l'acqua, diciamo così, non ha nessun effetto. E tante altre. E andando giù, ecco, ricorda un po' la Seoul di Parasite. Non so se vi ricordate come Bong Joon-ho descrive, che salutiamo. Un grande amico, è stato a Venezia ultimamente, Luca Ruocco lo ha sentito, e anche Gianni Morandi. Beh, no? Ha fatto una foto molto bella, bellissima. Ecco, come in quella Seoul, diciamo così, l'acqua affoga i più poveri. Il nostro amico Hugh Jackman è tra i poveri, però è un imprenditore molto in gamba, è un ex soldato ed è riuscito in qualche modo a, come dire,
aprire un'attività di investigazione attraverso però un'idea fantascientifica molto affascinante, cioè riesce attraverso un congegno ad entrare nel passato, nelle menti dei suoi clienti e a risolvere attraverso come dire, lo scandagliare della memoria del passato eventi che possono condurre alla verità. Allora, come in un noir di Melville, un giorno quest'uomo incontra la sua femme fatale che lo porterà a vivere un'indagine molto molto affascinante e a farci scoprire, diciamo così, tutti i vantaggi di questa scoperta scientifica, ma anche tutti i lati oscuri e sinistri. Beh. Oh, allora in soldoni questa è la pellicola. E che non sembra male. No, ma infatti era molto attesa. Era attesa da tutti gli amanti del noir, dagli amanti della fantascienza e da anche il popolo molto grande che ama Christopher Nolan. Però dalla tua introduzione mi sembra che ci sia qualcosa che non ha funzionato, amico mio. Eh sì, ma sono tante le cose che non funzionano. No. Secondo me in questo momento storico qui, amici dell'horror, in questo momento storico qui c'è tanta voglia di spaccare il mondo, va bene? Di uscire con, come dire, esperienze muscolari e dimostrare la capacità di potenza che una cinematografia, piuttosto che un regista, piuttosto che uno sceneggiatore, piuttosto che un produttore, possono mettere in campo. Oh, allora, questa è una cosa positiva, perché il cinema senza ambizione non sarebbe tale, morirebbe dopo un giorno. Però attenzione, perché di ambizione si muore, come in questo caso in frammenti del passato. Il noir, la fantascienza distopica, il modo di procedere cervellotico e a scatole cinesi tipico della filmografia nolaniana, così come insomma anche quella di Jonathan Nolan, ricordiamo, è uno degli sceneggiatori forse più riconoscibili da questo punto di vista, l'autore di Memento. Dunque, mettere insieme tutta questa carne al fuoco, così come, diciamo così, l'indagine fatta nel cervello, come quelle lì di Inception, ad esempio, tutta questa roba qui rischia di creare una confusione nello sguardo, nelle menti degli spettatori, che anche al mese d'agosto, soprattutto in una fase di relax totale, perché è difficile da seguire, oppure risulta pesante da assimilare proprio. Ma guarda, le due cose, perché ci sono, diciamo, l'atmosfera secondo me è molto bella, però che secondo me si sposa male, si lega male invece con tutto l'apparato fantascientifico che è di grande costruzione, che poi resta un po' sullo sfondo, perché giustamente l'indagine, poi, come tu mi insegni, Luca Rocco, l'indagine è una cosa molto difficile da raccontare al cinema, perché può essere noiosissima. Certo. Può essere noiosissima. E qui è noiosissima. E qui c'è qui si va sul rischio. Tra l'altro sono film lunghissimi, io veramente non capisco. Io mi rendo conto che ci avete tantissimo da raccontare, però se non si drammatizza il contesto, se non c'è un contesto di tensione, d'accordo, che quindi giustifica il tempo che ci mettiamo a raccontarlo, sto contesto, sta realtà, diventa una didascalia, una freddissima cronaca così immaginifica, che al cinema, ragazzi, cioè il cinema non deve mostrare, insomma, non si deve mettere a dimostrare, cioè, quindi attenzione, insomma, questa roba può essere un po' respingente. Inoltre, una volta che le indagini a poco delineano la via che il nostro amico Hugh Jackman sta prendendo, la china, insomma, quando ci avviciniamo alla risoluzione, una volta che abbiamo creato un'aspettativa così grande, se la risoluzione non è un terremoto, rimani un po' a bocca asciutta. E io temo che questo sia il caso di Frammenti dal passato. Se non sarà Lisa Joy. Detto questo, è sicuramente una pellicola che aveva dei colpi in canna, quindi ci sono dei momenti di cinema, secondo me, che
come dire, valgono la pena, soprattutto vissuti in sala. Sì. Tuttavia le cose migliori, le idee migliori, purtroppo, somigliano a altri film, addirittura anche a film piccolini, non questi giganteschi di cui abbiamo parlato, ma anche a piccoli film come La Belle Époque, ad esempio, che è un film francese di qualche anno fa, molto bello, e che ha in un certo senso, che Lisa Joy forse ha visto, forse no, chi lo sa, però uno degli snodi narrativi e delle messe in scena più affascinanti. È molto vicino a qualcosa raccontato lì. Speriamo nel prossimo, che è Mondocane. Che è Mondocane, quindi torniamo a parlare di fantascienza, torniamo a parlare di distopia, ma lo facciamo con, in Italia. Esatto, con una produzione tutta nostrana. Chi sono? Chi sono? Sono sempre loro, sono gli amici di Groenlandia, che quando c'è da dire genere italiano, spuntano in prima fila. E esatto. Questo è buono. Questo è molto buono. Questo è buono. Molto buono. Il problema resta sempre, ragazzi, amici miei, nell'ambizione, attenzione, perché le cose più... Cioè, veramente, la cosa che la storia del cinema insegna, che per carità, ambizione bisogna avere, perché sennò altrimenti il cinema non esisterebbe. Come qualsiasi altra cosa. Cioè, in particolarmente, forse il cinema ancora di più, perché è un'arte che ha bisogno di grande risorse. Ma se la nostra ambizione è fine a se stessa, cioè dimostrare di essere capaci di costruire il grattacielo più alto del mondo... Se metti si ridosce con... Oh, perché purtroppo poi alla fine quello che davvero scuote le anime e le coscienze sono le idee, sono le emozioni, sono come dire, la narrazione e il veicolo che conduce a questa narrazione. E qui Mondocane, allora, di Alessandro Celli. Allora, ragazzi, questa naturalmente è la mia opinione, ci mancherebbe altro, no? Perché è un film che invece è stato a Venezia, alla giornata degli autori, è stato accolto con grande consenso, Io ero assolutamente molto predisposto a lasciarmi esaltare anch'io, insomma. Però dopo un'ora di film a me sembrava ancora che il film non fosse iniziato, cioè, quindi in breve di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una Taranto che ricorda un po' quella Miami là, insomma, ha subito una tragedia, un cataclisma, una roba che tra l'altro Alessandro Celli non ci dà notizie di questa cosa qui. Anche questo è stato molto apprezzato, secondo me, ragazzi. Avresti preferito sapere qualcosa. Ma sì, ma almeno qualcosa, cioè non sapere proprio nulla. Cioè, dire... Se è successo questo, ci troviamo in questa situazione. Invece... Niente, invece dice, questa è la situazione. Tutti gli attori sono consapevoli di quello che è successo. Ma tu no. Ma lo spettatore no. Quindi c'è, come potete capire, c'è una distanza tra chi sta vivendo questa cosa e chi invece l'osserva, che non è assolutamente non si coinvolto. Non mai, diciamo, una distanza. Cioè, ma se io non so che, qual è il dramma che ti scuote, ma semplicemente lo devo immaginare, lo devo supporre, ma forse l'Ilva di Taranto, forse è andato storto qualcosa lì. Dei non detti, proprio per non dare un nome al male che si è scatenato. Ma assolutamente, anche questa è un'ambizione molto grande, certo. Però è veramente rischioso, e secondo me il rischio è stato, insomma, poco calcolato, nel senso che si fa fatica pure a comprendere se si tratta di un episodio successo solo a Taranto e quindi riguarda oppure in tutto il mondo o in tutta Italia. Si fanno dei riferimenti a Roma e si parla al passato di era la capitale, Roma era la capitale, quindi che è successo a Roma? È sparita Roma dopo 2000 anni, cioè che è successo? Niente, non si sa niente. L'unica cosa che sappiamo è che Taranto è divisa, diciamo così, in delle macro aree. Un'area che è la più povera, che è la più vicina agli stabilimenti d'acciaio che ci stanno a Taranto, è interdetta, è chiusa, quindi in teoria non ho capito, anche questo non ho capito se ci può vivere lì, non se ci può vivere, se ci può stare, non se ci può stare, non ho capito. Tu non hai capito varie cose di questo film, ma attento durante la... Allora, io ero attento, perché Luca Rocco... Perché a volte non è attento, amici dell'horror, io posso testimoniare questa cosa, a volte lui guarda i film con poca attenzione.
Stavolta mano sul cuore. Allora, mano sul cuore, ero attentissimo, anche perché l'ho visto non in proiezione stampa, l'ho visto a una proiezione ordinaria ed ero assolutamente lucido, avevo mangiato, stavo bene ed ero in compagnia anche della mia ragazza. Allora, quindi... io gli credo per un solo motivo, perché lui quando va alle proiezioni ordinarie, diciamo, quindi pagando sta più attento, è un po' più attento, questo è vero. Cioè, quindi questa zona è interdetta. Va bene, quindi non c'è sta nessuno. Mentre c'è una Taranto nuova dove si vive normalmente, dove si vive serenamente. Addirittura la gente va al mare, ci stanno gli stabilimenti, si fanno gli aperitivi, si mangiano i panzerotti. Ma non è la storia che seguiamo, immagino. No, infatti, cioè, il protagonisti di questo film sono due bambini che, per carità, sono bravissimi. Sono due giovani attori che fanno questa, che sono come dal centro di questa avventura. Sono due attori eccellenti. Tuttavia, vogliono entrare a far parte di una banda criminale che si chiamano Le Formiche. Uno dei due ha un aggancio per poter entrare, deve commettere un reato che non vi racconto per non dare troppe informazioni. Questo reato va a buon fine e diciamo che questi entrano a far parte in questa corte dei miracoli, che è tutta realizzata dove Luca Ruocco è cresciuto ed è diventato un uomo, cioè la rampa prenestina. Che qua. Salutiamo, eh. Non esiste più la rampa prenestina, ma veramente ha sfornato talenti in questa Roma contemporanea. Brava, brava rampa. Beh, allora, all'interno della rampa, che naturalmente è contestualizzata a Taranto, ci sta questo formicaio dove vivono questi piccoli delinquenti, questi ragazzacci, insomma, che fanno delle azioni criminali a Taranto Nuova. La polizia naturalmente gli sta dietro e il nemico pubblico numero uno è Alessandro Borghi, che è un po' il capo di questo, è il formichiere, diciamo, d'accordo? Formichiere. Non si dice formichiere? Non c'è formichiere. Ah no, il formichiere, quindi chi è lui? Non è molto bravo, la regina nelle scienze animali, le scienze naturali. Come si chiama il capo delle formiche? C'è il capo delle formiche, c'è una regina. Una regina, non è sicuramente il formichiere. Il formichiere mangia le formiche, quindi no, è la regina delle formiche, va bene, il re delle formiche. Beh, che è l'unico adulto, tra l'altro, il principale adulto. Detto questo, a poco si vengono a scoprire i motivi per i quali Borghi ha creato questa comunità e si arriva a un finale, a mio modesto avviso, in larga scala, un po' moscio. Dai, un po' moscio. Il finale. No, beh, nel senso che cioè, il problema vero di Mondocane è che gli ingredienti in realtà ci sono tutti. Cioè ci sono bravi attori, ci sono scelte... estetiche interessanti, location molto belle come quella che Luca Ruocco conosce molto bene, una computer grafica pessima, però no. Groenlandia solitamente fa computer grafiche orribili, quindi non era una novità. C'è un Alessandro Borghi inedito, ma oddio, un po' bronzeggiante. Ti ricordi il film di Refn? Un po' così col baffone, no? Brava, per carità, ma sono tutti bravi. Poi fa una scelta interessante, lui, tutti parlano il dialetto naturalmente tranne lui, perché in un certo senso è una sorta di dimostrazione di potere, lui è l'unico che ha studiato, diciamo così, e quindi cuore. Però tutto questo bene, ma non conduce a una narrazione, dal mio punto di vista, ripeto, veramente soddisfacente. A, perché il film ci mette tantissimo a decollare. B, perché non conosco realmente che cosa è capitato e quindi io non riesco a immedesimarmi in quella situazione lì. Ci sono tutte queste cose qui che in un certo senso dovrebbero restare sullo sfondo, ma in realtà sullo sfondo non sono, perché in un certo senso danno corpo alla vita di queste persone. Tra due parentesi, tutti i criminali a quanto pare sono bambini, ma perché? Cioè, perché i bambini sono stati respinti da questa società? Però tutto il fatto che tu sei uscito di sala con tutti questi perché è una cosa incredibile. Tu dici che è colpa mia? Non lo so, io chiedo. Può essere colpa mia. Allora chiediamo agli amici. Chiedo amici dell'horror, della fantascienza e comunque di genere cinema, che hanno visto ovviamente Mondocane, di scrivere qui sotto
cosa magari è sfuggito. Ah, ecco. Cosa magari, cioè, non cosa pensate del film, perché ognuno può pensare a quello che gli pare, ci mancherebbe. È sfuggito a Paolo Gallo. Cioè ci sono dei perché, delle soluzioni a tutte queste domande, a tutte queste domande, cioè che cosa è capitato? L'Italia come si è ristrutturata? Perché diciamo sono così. Tutti bambini? Perché sono tutti bambini criminali? Oh. Perché in un certo senso sono respinti dalle famiglie? Date un aiuto a Gaudio a trovare un senso alla sua visione di Mondocane. Perché adesso invece vi beccate gli Skeletor di Paolo Gaudio. Skeletor! Skeletor per la sala di questo settembre 2021, Paolo Gaudio. Oh, allora, io do a la nostra amica Lisa Joy e a Frammenti dal passato due Skeletor, classic e cartoon. Mentre agli amici di Mondocane... Quanto gli vogliamo dare? Cioè, veramente, forse dovete darlo voi. Chi ha le risposte a tutti questi... Però Gaudio, dallo uno Skeletor tuo personale. Ma io dico, veramente, cioè, do... Due Skeletor anche a Mondocane, però due Skeletor, come dire, un po' cattivi. Non vogliamo parlare un po' di queste action figure qui? Ti piace? Beh, mi piace perché, ripeto, non è amata. Però la serie televisiva però è rielaborata. Però è rielaborata, è guardate, ha il suo perché, il suo perché. Pure il mantello, mantello che è un inedito, pure nel film c'era, però. Vabbè, trailer no, perché Luca Ruocco ha voluto sparigliare le carte. Ma tu ci tenevi? Io un po' ci tenevo. Però io vi saluto con i due scettri del maligno e Luca Ruocco chiude come si deve. Amici dell'horror, dopo un settembre che ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca, forse la puntata con Skeletor più bassi dall'inizio di questa nostra tempo redazione, noi vi diamo appuntamento speranzosi nel frattempo di ottobre molto più cospicuo a livello di Skeletor, ma vi diciamo che stiamo preparando qualcosa di molto interessante per noi sicuramente, ma speriamo anche per voi, a tema Ghostbusters. Ovviamente per l'uscita del nuovo film che attendiamo ormai da 2 anni. Madonna, veramente, una roba sembra, non lo so, ma non è che ne hanno fatto un'altra, Che dovrebbe arrivare, ormai è sicuro, in sala questo prossimo novembre. Quindi noi da qui, da settembre a novembre, stiamo cercando di fare qualcosa con gli amici di Ghostbuster Italia. Speriamo di riuscirci, vi terremo informati ovviamente sulle nostre pagine social, su Facebook e su Instagram, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, fate tutto insomma quello che voi sapete che dovete fare. E se non seguite le nostre pagine social, cominciate a seguirle, perché soprattutto se amate i Ghostbusters, questi 2 mesi a seguire saranno importanti. Mi raccomando, fatevi il Green Pass perché serve per andare al cinema, se no non vi beccate niente. Non serve per seguire le nostre nazionali, però se ce l'avete lo seguite meglio. E poi un'altra cosa gliela devo dire, Luca Rocco. Luca Rocco non vuole, ma io lo dico lasciamelo dire. La seconda puntata del Giro dell'Horror è quasi pronta, amici miei. Ci siamo quasi, siamo a un millimetro dal traguardo. Non ci pensate, non pensate alla seconda puntata del Giro dell'Horror. Ciao amici dell'Horror! Pensateci che ci siamo, ci siamo! Ciao!